Bentornati amici ad una nuova puntata di Tutto in 300 secondi, la puntata di metà settimana. Abbiamo il piacere di avere come ospite oggi il signor Massimo Pelosi, che è il responsabile Lega Coop del distretto Lazio Nord. Parleremo con lui di temi economici e non solo e lo ringraziamo della presenza. Buongiorno. Buongiorno. Prima domanda, il tema dell'agroalimentare è uno dei temi più importanti, uno di quelli più legati anche alla tradizione della cooperazione. Sappiamo che c'è stato un incontro e soprattutto la Lega delle Cooperative Distretto Lazio Nord si sta impegnando. Se può spiegarci in che modo? Sì, si è conclusa proprio pochi minuti fa. Diciamo il bando del Prospects della Regione Lazio per progetti di sviluppo e di promozione dei prodotti agroalimentari laziali all'estero, in modo particolare nel nostro caso in Germania. Era un progetto che ha fatto una nostra cooperativa che si chiama Indaco e che si occupa proprio di internazionalizzazione dei prodotti agroalimentari ma anche di servizi. Abbiamo coinvolto molte aziende viterbesi, sia del settore agroalimentare, agricolo in modo particolare, sia del settore turistico. C'è stata un'ottima partecipazione e c'è una grande necessità della Tuscia, delle aziende della Tuscia di andare all'estero. Purtroppo c'è bisogno di credibilità per portare all'estero le aziende, perché nel tempo questo settore ha visto, diciamo, lavorare persone che hanno minato la credibilità delle aziende. Ecco perché noi, diciamo, come cooperativa proprio cerchiamo di dare servizi, soprattutto servizi qualificati per portare le aziende della Tuscia all'estero. È un settore come altri dove ci vuole qualità nei servizi per l'estero. Passiamo al discorso della Camera di Commercio. Andranno a breve al rinnovo le cariche. Sappiamo che la Camera di Commercio è in una fase di passaggio dopo la riforma. Se può ricordarci il caso di Viterbo e come state lavorando. Sì, Viterbo si fonderà con Rieti, ci sarà una sola Camera di Commercio, come tra l'altro Frosinone e Latina. Attualmente c'è un commissario ad acta, che è il segretario generale della Camera di Commercio di Viterbo, che è Monzillo, che segue questo percorso. A me compete solamente di fare un appello, cioè come è successo per tanti anni a Viterbo, dove c'è stata una unità di intenti tra le organizzazioni di categoria e quindi la rappresentanza delle imprese nella gestione di un'istituzione importante come la Camera di Commercio. Vorremmo che con i nostri amici di Rieti si formasse, diciamo così, lo stesso clima e vorremmo andare ad una gestione unitaria della nuova Camera di Commercio. Sarebbe un valore aggiunto e ci permetterebbe da subito di ragionare sullo sviluppo e la promozione delle imprese del nostro territorio. Un'ultima domanda più generale sul mondo della cooperazione. Sappiamo che veniamo da ormai un decennio di crisi economica. Per chi ci sente, come il mondo della cooperazione ha retto, diciamo, a questa crisi e quali sono stati brevemente i punti di maggiore, risposta del mondo della Lega delle Cooperative e della cooperazione a questo lungo periodo di crisi? Ma la Lega e soprattutto le cooperative hanno risposto con i loro strumenti e in particolare con il legame forte con il territorio. Le cooperative non delocalizzano la propria attività e quelle che le hanno delocalizzate ora non ci sono più, ci sono solo le cooperative che mantengono un forte legame col territorio. Qui in provincia di Viterbo molte cooperative sociali. Noi come cooperazione, diciamo, diamo servizi nel settore del welfare praticamente in tutta la provincia e oramai sono servizi qualificati. Quel settore lì, è un settore che non conosce, diciamo, crisi, non ha conosciuto la crisi, ma non è successo anche perché abbiamo aziende di grande qualità e di spessore che hanno saputo mantenere la barra dritta tra la loro missione e il legame forte con il territorio.
Noi ringraziamo Massimo Pelosi per la disponibilità e come al solito invito tutti a condividere questa live sulle bacheche, sui gruppi e a mettersi in contatto quando siamo in diretta come Gnutuscia per tutte le interviste che ormai sono più che quotidiane. E ancora grazie al responsabile del distretto Lazio Nord della Lega Coop, l'appuntamento è per domani. Grazie, Grazie, un saluto a arrivederci. tutti.